Ridurre le tasse comunali per le nuove imprese, liberare il centro dalle auto e incentivare la partecipazione dei cittadini quando arriva il momento di prendere delle decisioni importanti. Sono questi i tre punti cardine su cui l'avvocato Matteo Giuliani intende lavorare, non tanto come semplice legale, ma come consigliere comunale tra le fila del Movimento 5 Stelle. Sarà lui, infatti, a prendere il posto di Marta Ruggeri, neoeletta in consiglio regionale, all'interno dell'Assemblea cittadina. Il 54enne, ex presidente di Bene Comune, alle scorse elezioni comunali è risultato il quarto dei non eletti tra i pentastellati, ma in seguito a una serie di rinunce, dovute principalmente a questioni lavorative, è ora arrivato il suo turno. Il nostro impegno come consiglieri, il mio personale, sarà innanzitutto nella necessità di garantire tutte le nuove attività improduttive che vogliono intraprendere nella città di Fano una riduzione della tassazione di tutte le tariffe, di tutte le tasse comunali. Questa proposta era già nel nostro programma, speriamo di fare breccia, visto che anche il vicino comune di Fano, retto da un'amministrazione di centrosinistra, sta già percorrendo questa strada. Altro punto molto importante per la nostra città è quello di liberare il centro cittadino dal traffico di attraversamento. La città ancora è soffocata dal traffico e quindi sarà importantissimo realizzare quegli assi viari che possano allontanare il traffico dalla città di Fano, per consentire ai cittadini di poterne godere, di poter fruire in modo veramente libero, sicuro e piacevole del centro città. Molto importante per la nostra città è anche la partecipazione dei cittadini. Abbiamo sentito in questi giorni parlare di partecipazione ex post, cioè l'amministrazione ha preso delle scelte importanti, con grande impatto sul territorio cittadino, senza alcuna forma di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza, e parlando di partecipazione ex post, la partecipazione si fa dopo, no, la partecipazione si fa prima, e noi cercheremo di affermare questo principio con forza. I cittadini devono essere posti al centro dell'attività amministrativa, devono trovare ascolto nell'amministrazione comunale. Come sapete, in base alle regole interne del Movimento 5 Stelle, appena eletta in Consiglio regionale ho dovuto rassegnare le dimissioni dal Consiglio comunale di Fano. Il mio posto sarà preso dall'avvocato Matteo Giuliani, che, come spero vi ricordiate, quando sono stata candidata sindaca per le amministrative di Fano, avevo indicato come membro della giunta, come assessore al bilancio, ed è proprio lì, in questo ambito, che porterà il suo impegno. Infatti sarà membro della commissione bilancio del comune di Fano e sarà membro anche della commissione garanzie e controllo. Quindi a lui e ai colleghi che restano in consiglio comunale, quindi al capogruppo Tommaso Mazzanti e al consigliere Panaroni, faccio i miei migliori auguri di buon lavoro.